Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di Babilonia e del forte grido. Ma prima di farlo, apriamo con una preghiera. Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché possiamo sempre dipendere da te. Hai promesso che se te lo chiediamo invierai il tuo Spirito Santo e io prego che ci illuminerai nel nome di Gesù. Amen. Questo è un argomento molto importante, Babilonia e il forte grido. E la Bibbia ha molto da dire su Babilonia. E il libro dell'Apocalisse parla di Babilonia in senso spirituale e abbiamo bisogno di sapere chi è Babilonia, perché non possiamo avvertire le persone di fuggire da Babilonia se non definiamo Babilonia. Quindi, per definire la Babilonia moderna, dobbiamo prendere spunto dalla Babilonia tipologica, che è la Babilonia dell'Antico Testamento, e quando Babilonia giunse alla sua caduta. Questi eventi sono descritti meticolosamente nelle Scritture. Se andiamo a Daniele capitolo 5, versetto 25, leggiamo: e questa è la scritta che è stata tracciata, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai Medi e ai Persiani. Ora, questo è un versetto molto interessante, perché la parola Mene è duplicata. E la parola significa che Dio ha contato il tuo regno e l'ha terminato. Il regno è giunto al termine. Perché questa parola è ripetuta? Mene, Mene. Niente, ma niente nella Bibbia è una coincidenza. Ecco perché sappiamo che questo è un libro ispirato, perché nessun cervello umano potrebbe pensare a queste cose. Si ripete due volte, perché Babilonia ha due componenti. Al momento della caduta di Babilonia c'erano in realtà due re che governavano. Belshazzar era l'autorità civile, ma suo padre era il vero re. Potremmo definirlo la superpotenza. Si era ritirato per dedicare esclusivamente la sua vita alla religione. Quindi era il capo religioso e suo figlio, Belshazzar, era il capo civile. Quindi era un'unione di chiesa e Stato. E Belshazzar, che rappresentava il re del mondo, e Nabonedo, che rappresentava le entità religiose del mondo. In questa unione avevano il loro potere. Mene, Mene. Entrambi caddero contemporaneamente. L'unione era illecita, perché obbligava le coscienze. Ora, se andiamo al libro dell'Apocalisse, iniziamo da qui, Apocalisse capitolo 18, dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo, che aveva una grande potestà. E la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce dicendo: è caduta Babilonia la Grande. È diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. Fermiamoci qui per un attimo. Babilonia la Grande è caduta. Di nuovo c'è una ripetizione, quindi ci sono due cose che vengono affrontate qui. Babilonia, come Babilonia dell'antichità, ha due componenti, una componente religiosa e una componente civile. E questa unità era diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo e abominevole. In altre parole, lo spirito che la controllava era uno spirito immondo, ed è paragonato ad un uccello impuro, mentre lo Spirito Santo è paragonato a un uccello puro,
cioè una colomba. Quindi questo potere ha la sua fonte nelle dottrine dei demoni, è un'entità religiosa. Governa il mondo ed è caduta sia nella sua capacità religiosa che civile. Inoltre, le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. E i re della terra hanno fornicato con lei. I mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Quindi questo potere non solo è un potere religioso, non è solo un potere civile, ma legato adesso abbiamo anche il mondo economico, i mercanti della terra, e tutti loro hanno commesso fornicazione, il che significa che sono stati infedeli verso il Dio del cielo. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quanto è importante sapere esattamente chi è Babilonia? Perché se teniamo conto di questo avvertimento, dove ci dice uscite da lei affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, questo è un messaggio molto importante. Questo significa che dobbiamo obbedire, altrimenti ne subiremo le conseguenze. Quindi non posso dire a qualcuno di uscire da Babilonia se non definisco chi è Babilonia. Ora, sappiamo che Babilonia è un conglomerato peccaminoso, quindi dobbiamo sapere che cos'è il peccato. Ebbene, 1 Giovanni 3, versetto 4 lo definisce: chiunque commette peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. Così questo potere di Babilonia trasgredisce la legge di Dio. C'è un altro aspetto interessante relativo al peccato. James 2, versetto 9: se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. In altre parole, se ascolti quello che le persone ti dicono e lo accetti al valore nominale senza controllarlo nelle scritture e ingoi le loro bugie, allora diventi corresponsabile. Quindi non dovreste avere rispetto per le persone senza verificare nelle scritture se quello che dicono è così o meno. In altre parole, non credete nemmeno a quello che dico io, non credete a quello che dice qualsiasi predicatore. Se non è in armonia con la Bibbia, rifiutatelo, non accettatelo, perché rispettate quella persona. Babilonia è trasgressore della legge di Dio. Quindi se leggiamo ulteriormente in Apocalisse capitolo 18, versetto 4, dove dice: udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Ora dobbiamo capire che il popolo di Dio, in qualche modo, è intrappolato in Babilonia, altrimenti non potrebbe dire loro di uscire da Babilonia, perché i peccati sono arrivati in cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Dobbiamo dissociarci da un sistema che vive in trasgressione alla legge di Dio. Quindi abbiamo bisogno di sapere chi è Babilonia. Ebbene, per scoprirlo dobbiamo scavare ulteriormente. Apocalisse capitolo 16, versetto 19, la grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero. E Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino della sua furente ira. Quindi Babilonia è paragonata a una città. E questa città ha tre componenti. Dobbiamo identificare le tre componenti per capire la pienezza di Babilonia. Apocalisse 16, versetto 13, e vedi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Quindi ci sono tre componenti in Babilonia. L'uno è il drago, l'altro la bestia,
e l'altro è il falso profeta. Quindi dobbiamo identificare ognuno di loro. Diamo un'occhiata al dragone. La Bibbia ci dice che il dragone è Satana, Apocalisse 12, versetto 9. Così il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo, è Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi qui abbiamo l'identità di ciò che è il dragone. Ora, in che modo è parte di Babilonia? Ebbene, questa teologia del dragone deve essere parte integrante del sistema babilonese. Quindi abbiamo bisogno, per sapere cosa sia questa teologia del dragone, capire come il modo di pensare del dragone, come la teologia del dragone, è diventata parte integrante di Babilonia. Giovanni 8, versetto 44, ci dice: «Voi siete del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio, e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna». Quindi sappiamo che il diavolo è un bugiardo, e quando parla, dice bugie, perché non ha la verità. La verità, noi sappiamo dalla Bibbia, è la parola. La tua parola è verità. Sappiamo che Gesù è la via, la verità è la vita. E sappiamo che tutti i comandamenti sono verità, secondo i Salmi 119. Quindi, se non aderiscono a questi principi, se non li incorporano nella loro teologia, allora sono del loro padre, il diavolo. Dobbiamo capire le bugie del dragone. Per capirlo dobbiamo tornare al libro della Genesi. Genesi capitolo 3, versetto 4. Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto». Ricorda che Dio ha detto che tu morirai. «Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno. E sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». Ci sono tre bugie. La prima è: non morirai. La seconda è: i tuoi occhi si apriranno e sarai come Dio. E la terza è che sarai in grado di distinguere da solo che cosa è bene e che cosa è male. Quindi questo è il dragone. Ritorneremo al serpente e alle sue bugie più avanti. Ora dobbiamo identificare la bestia. Apocalisse 13, versetto 1: «E vidi salire dal mare una bestia», ovvero un sistema politico, secondo Daniele. Salire dal mare, in altre parole, tra le nazioni, che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. Quindi abbiamo alcune caratteristiche identificative. È un'entità politica che sorge da un'area popolata, il mare tra le nazioni, ed è un potere blasfemo, quindi è contrario a Dio, è un anticristo. Il versetto 2 dice: «E la bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come quella del leone. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità». Ora, se vogliamo sapere cosa rappresentano queste bestie, dobbiamo tornare a Daniele, capitolo 7. Il leopardo in Daniele, capitolo 7, rappresenta l'impero greco. È definito come tale, non possiamo alterarlo. Quindi ha componenti greche. Ed era come un orso, aveva componenti medio-persiane, ed era come un leone, aveva componenti babilonesi in esso. Quindi dobbiamo cercare un sistema religioso che usi la filosofia greca piuttosto che la filosofia biblica. Dobbiamo cercare un sistema religioso e un sistema politico, perché è un'unione che ha componenti medio-persiane, e dobbiamo cercare un sistema che ha componenti babilonesi. E allora l'avremo identificato. Ora, nel capitolo 17, versetto 1, leggiamo: «Poi uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe,
venne e mi disse: «Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque». Quindi abbiamo più informazioni. Lei è una prostituta, una donna prostituta. In altre parole, ciò significa che è un sistema religioso che è andato alla deriva, che è diventato infedele a Dio, e lei siede su molte acque. In altre parole, è tra le nazioni, perché la Bibbia ci dice che le acque che hai visto sono popoli e moltitudini, e nazioni, e re. Quindi è un sistema religioso che regna sull'umanità e con il quale i re della terra hanno commesso fornicazione. E gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua fornicazione. Abbiamo qualche altra informazione. Sappiamo che i re del mondo, in altre parole le entità politiche, sono in armonia con lei e stanno commettendo fornicazione insieme a lei. E non solo. Gli abitanti del mondo sono ubriachi dalle sue dottrine, ovvero credono alle sue false dottrine. Credono ai suoi decreti piuttosto che alla parola di Dio. Ora, se siamo arrivati a questo punto, dovrebbe essere una questione relativamente semplice identificarla. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna della Bibbia è una chiesa, che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, che è un'entità politica, piena di nomi di blasfemia e che aveva 7 teste e 10 corna. In altre parole, quel conglomerato di bestie, il conglomerato di tutti i componenti di Daniele capitolo 7, con tutte quelle conoscenze incorporate nel suo sistema, è colei che governa i regni del mondo. E questa donna, questa chiesa, era vestita di porpora e scarlatto, adorna d'oro e pietre preziose e perle, con una coppa d'oro in mano piena di abominazioni e sporcizia della sua fornicazione. C'è solo una chiesa che risponde a queste caratteristiche. Colei che indossa porpora e scarlatto e usa una coppa d'oro come simbolo. L'unica che lo fa è Roma. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Quindi lei è la madre delle meretrici, che significa che devono esserci anche figli meretrici associate a lei. Quindi l'abbiamo identificata come il cattolicesimo romano ed è associata ad altre chiese che dobbiamo ancora identificare. E vidi la donna, questa chiesa, ebra del sangue dei santi. Dobbiamo solo guardare alla storia, guardare all'Inquisizione. E del sangue dei martiri di Gesù. Dobbiamo guardare nuovamente e vedere quante persone furono bruciate sul rago, torturate a morte durante il Medioevo. E poi avremo un'immagine di colei alla quale la Bibbia si riferisce. E non sono solo io a sostenerlo. Tutti i riformatori lo sostenevano. Qui è una xilografia che Martin Lutero ha incluso nella sua Bibbia. E leggiamo queste xilografie. Dice, eccole lì, tutte le bolle di libri in cui il Papa ruggisce come un leone che nessun cristiano può essere salvato senza essere obbediente e soggetto a lui in tutto ciò che vuole, tutto ciò che dice, tutto ciò che fa. Tutto questo dimostra prepotentemente che lui è il vero Cristo degli ultimi tempi, ovvero l'Anticristo, e si è opposto ed ha esaltato se stesso sopra Cristo. E quindi ha qui una rappresentazione di Apocalisse capitolo 17, dove i re del mondo con la corona sul capo sono inginocchiati e rendono omaggio alla bestia e alla donna che la cavalca. La Chiesa ha in capo la triplice tiara del Papa. Questo è quello che i riformatori credevano. E considerando la descrizione fornitaci nella Bibbia, non c'è altra opzione. Ma non possiamo semplicemente dire questo senza avere ulteriori informazioni. Continuiamo. Ecco un'altra xilografia
che esce da due diverse Bibbie del periodo di Lutero. Questa qui proviene dall'edizione del 1522 della sua Bibbia. Ed ecco lì i due testimoni, l'Antico e il Nuovo Testamento, affrontano questa bestia. E questa bestia ha in testa la triplice corona del Papa. Ora, questa xilografia è stata eseguita dall'artista Lukas Cranach e Martin Lutero ha convinto quest'uomo a raffigurarla in modo pittorico, così che le persone potessero capire di cosa stesse parlando. Poi, in qualche modo è successo che, per la successiva edizione, qualcuno deve essersi lamentato amaramente, e la triplice corona è stata sostituita nella successiva edizione da questa semplice corona regale. Martin Lutero non fu molto contento. E con la sua successiva edizione, quando la traduzione dell'intera Bibbia uscì nel 1534, fece rimettere al suo posto la tripla corona, solo in modo ancora più evidente, così che le persone non potessero non notarla. Quindi questa è la prova che i riformatori sapevano esattamente di chi stesse parlando la Bibbia quando parlava della bestia e dei suoi componenti. E gli hanno messo in capo la triplice corona del papato ed era in contrasto con la parola di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi ora dobbiamo identificare l'altra componente, che è il falso profeta. Ma la bestia fu presa, Apocalisse 19, versetto 20, e con lei il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti ad essa. Quindi ecco un altro potere, che è anche un potere religioso, e sta compiendo miracoli, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Quindi ecco un potere che sta usando la religione e le cosiddette fusioni miracolose dello spirito per convincere l'umanità che il loro credo e la loro interpretazione è corretta, quando in realtà è contraria alle scritture. Quindi otteniamo maggiori informazioni sulla seconda bestia di Apocalisse 13, è anche un potere politico allineato a un potere religioso, perché quello è il simbolo di Babilonia. Babilonia è caduta, la componente religiosa, è caduta, la componente politica. Poi vedi un'altra bestia, che è la componente politica, che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Quindi all'inizio questa bestia era come un agnello, rappresentava Cristo, era un'istituzione cristiana. Ma poi iniziò a parlare come quella prima bestia, e la prima bestia ebbe il suo potere dal dragone. Così iniziò a parlare il linguaggio del dragone. E la seconda bestia, quindi, esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. In altre parole, questo secondo potere introdurrà una legislazione che è in armonia con i dettami e la volontà della prima bestia, che abbiamo identificato come il sistema cattolico romano, che ha governato il mondo durante il Medioevo. E come saranno convinte le persone? Attraverso prodigi, segni e manifestazioni. Le persone non dovrebbero fondare la loro fede su segni e manifestazioni, dovrebbero basare la loro fede sulla parola di Dio. E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi. Quindi abbiamo un modus operandi, una euforia religiosa che inganna le persone. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando percepiamo l'euforia religiosa. Quando accendi quella scatoletta e vedi l'euforia religiosa, allora confrontala con la Bibbia. La Bibbia parla di questo falso movimento profetico come del falso profeta. Ma il termine falso profeta può applicarsi agli individui, ma anche alle istituzioni. Ad esempio, nei giorni prima del protestantesimo, c'era in gran parte un solo falso profeta come istituzione, vale a dire Roma.
E quando il protestantesimo si divise in fazioni e manifestò lo stesso spirito di persecuzione verso chi differiva da loro, come Roma aveva fatto prima di loro, allora sorsero molti falsi profeti. Infatti, Cristo aveva messo in guardia contro questi falsi profeti, disse in Matteo 24, e sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. Carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. È interessante che oggi abbiamo un sistema in cui abbiamo un sacco di chiese che si identificano con un solo nome, protestantesimo. Hanno tutti credi diversi e la Bibbia dice che usano i miracoli per ingannare l'umanità e alla fine onoreranno la prima bestia, che significa che devono accettare i dettami e le norme della prima bestia. Geremia 51, versetto 9, dice: noi volevamo guarire Babilonia, ma essa non è guarita. Abbandonatela. E andiamo ciascuno al proprio paese, perché il suo giudizio giunge fino al cielo e si eleva fino alle nuvole. La Babilonia antica non poteva essere guarita da Dio. Dio l'avrebbe guarita e le diede un'opportunità. Nabucodonosor si convertì. Loro ebbero un'opportunità, ma rifiutarono la luce. E alla fine non poteva più essere guarita da Dio. Dio fece lo stesso con il cristianesimo? Sì. Martin Lutero scrisse della prigionia babilonese della Chiesa e Dio l'avrebbe guarita. Le diede la luce delle scritture. Il protestantesimo al Concilio di Trento ha rifiutato quella luce e non poteva essere guarito. Se tu rifiuti la luce non puoi guarire, quindi abbandonatela, esci da lei, popolo mio. Ma chi avrebbe immaginato che quel movimento protestante sarebbe tornato alla bestia? Chi l'avrebbe previsto che solo pochi secoli dopo avrebbero rinunciato al loro protestantesimo, si sarebbero uniti al movimento ecumenico e si sarebbero allineati di nuovo con la bestia? Incredibile. Apocalisse 19:20, ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta. Non è triste che un'istituzione che aveva così tanta luce sia diventata parte integrante della bestia e sia diventata parte di Babilonia? Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Quindi dobbiamo uscire da lei. La questione in realtà è uno scontro fra mondi. È uno scontro tra le realtà presentateci nelle scritture e quella dataci nei credi e negli insegnamenti che sono contrari alle scritture. In Matteo 6:10 Gesù ci dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Ora, noi sappiamo che la volontà di Dio non si fa in terra, in questo momento, come si fa in cielo. Ma quando verrà il regno, la si farà. Quindi tutto ciò che non è in armonia con la volontà di Dio dovrà essere rimosso. Marco 3, versetto 35, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e madre. Lo stesso in Efesini, fare la volontà di Dio. Lo stesso in Ebrei, fatto la volontà di Dio. Dobbiamo fare la volontà di Dio. Pietro, la volontà di Dio. Più e più volte. Giovanni, fate la volontà di Dio. Questo è ciò che dobbiamo fare. E se veramente adempite la legge regale, dice Giacomo 2, versetto 8, allora fate bene. Quindi abbiamo un conflitto tra mondi. Qual è il contrario di fare il bene? Seconda Re, versetto 13, del capitolo 17. Eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: tornate indietro dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei statuti, secondo tutta la legge che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Quindi cos'è il male?
tornate indietro dalle vostre vie malvagie. Deve essere il non osservare i comandamenti e gli statuti, secondo le scritture. Questo è ciò che il male è, per definizione, nella Bibbia. E Babilonia si qualifica. Così Babilonia è caduta. E dopo queste cose, Apocalisse 18:1, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà. E la terra fu illuminata dalla sua gloria e gridò con forza e gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, sia la componente religiosa che quella civile, ed è diventata una dimora di demoni. Quindi dobbiamo dissociarci da essa. Nel libro Il Gran Conflitto leggiamo: queste parole indicano un tempo in cui il messaggio della caduta di Babilonia, descritta dal secondo angelo di Apocalisse 14:8, dovrà essere ripetuto con l'indicazione della corruzione che si è introdotta nelle varie organizzazioni che costituiscono Babilonia, dopo l'annuncio del primo messaggio nell'estate del 1844. Vengono descritte le terribili condizioni del mondo religioso. Ogni volta che rifiutano la verità, le menti degli uomini si offuscano sempre di più. Essi diventano più ostinati e finiscono per lasciarsi andare in un'incredulità incontrollata. Sfidando gli avvertimenti di Dio, essi continueranno a trasgredire uno dei comandamenti del Decalogo. Quindi questo è dove siamo nel tempo presente. Dobbiamo assicurarci che Babilonia sia esattamente ciò che abbiamo detto. Quindi dobbiamo comprendere la dottrina del serpente, perché il dragone è parte integrante di Babilonia e di tutte le religioni draconiche. Tutto ciò che ha a che fare con lo spiritismo, nel quale sono i demoni stessi ad essere coinvolti, fa parte del sistema babilonese. Quindi, quali sono le dottrine del serpente? L'abbiamo menzionato prima, entriamo più nel dettaglio e proviamo a mostrare che effettivamente le dottrine dei demoni sono realmente le dottrine di queste istituzioni che compongono Babilonia. Genesi capitolo 3, versetto 1. E disse alla donna: ha Dio veramente detto, mettendo in dubbio la parola di Dio, che non morirai? Bene, ecco qui la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa insegna che ogni anima spirituale è immortale, non perisce quando si separa dal corpo alla morte. Questo non è insegnato da nessuna parte della Bibbia. Infatti, questo è il linguaggio del serpente. Roma sa in realtà cosa insegna la Bibbia e nonostante ciò insegna contrariamente alla Bibbia? Ebbene, la risposta è sì. Ecco la nuova enciclopedia cattolica. L'anima, nell'Antico Testamento, significa non parte dell'uomo, ma tutto l'uomo, come essere vivente. Allo stesso modo, nel Nuovo Testamento, significa vita umana. In altre parole, sanno che la Bibbia non insegna che ci sono due entità. La vita di un oggetto cosciente individuale. Recenti esegeti hanno sostenuto che il Nuovo Testamento non insegna l'immortalità dell'anima nel senso ellenistico della sopravvivenza di un principio immortale dopo la morte. Quindi perché ci credono? Perché hanno una componente di leopardo. Preferiscono credere alla filosofia greca rispetto ai chiari insegnamenti delle scritture. Quindi insegnano le dottrine del serpente. Sia Lutero che Tyndall credevano nella dottrina del sonno dell'anima. Dormi fino alla resurrezione. Che dire della seconda bugia del serpente? Sarete come Dio. Bene, ecco il catechismo della Chiesa Cattolica. Il Verbo si è fatto carne per renderci partecipi della natura divina. Per questo il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo, affinché l'uomo, entrando in comunione con la parola, ricevendo così la filiazione divina, diventi figlio di Dio. Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare Dio. Questa
è una bestemmia, ma è la posizione ufficiale della bestia. E chiunque si allei con questa bestia diventerà parte integrante dei suoi peccati. Le pretese papali sulla divinità sono stati tanti quanto i papi. Papa Leone XIII ha detto, tra le altre cose, che l'umanità, tra l'altro si riferiscono sempre a se stessi quando scrivono queste cose, come noi in lettera maiuscola. In altre parole, stanno applicando a se stessi la divinità. Umanità devii, per così dire, dalla retta via, mentre si allontana da noi, maiuscolo, e non provi un sentimento di profondo dolore, ma poiché teniamo sulla terra il posto di Dio Onnipotente. Quindi sono qualificati come un'organizzazione di insegnamento del serpente. Per quanto riguarda conoscere il bene e il male, la Bibbia ci dice cos'è il bene e cos'è il male. Abbiamo già letto il testo. Perché sei cattivo, voltando le spalle ai miei comandamenti di Dio e le sue parole? Sentite cosa dice la Chiesa Cattolica. Dice le stesse cose che dice il serpente. Dio creò l'uomo come essere razionale, conferendogli la dignità di persona che può iniziare e controllare le proprie azioni. Dio ha voluto che l'uomo fosse lasciato nelle mani del suo stesso consiglio, in modo che possa, di propria iniziativa, cercare il suo creatore e raggiungere liberamente la sua piena e perfetta perfezione, aderendo a lui. Dove si trova questo nelle scritture? Che l'uomo deve decidere da solo quale sia il bene e il male? Questo è un altro concilio serpentino. Continuiamo a leggere. Questo è Richard Gula, che è un professore gesuita dal Concilio Vaticano II, un ampio e significativo consenso nella letteratura teologica morale, suggerisce che la persona umana è il punto di partenza più appropriato per approfondire il significato della moralità in generale e provvedere i criteri fondamentali che sono necessari per affrontare specifiche questioni morali. Quindi l'uomo decida per se stesso cosa è giusto e cosa è sbagliato, non la Bibbia, non la legge di Dio, non la parola di Dio, ma va anche oltre. Non serve leggerlo tutto, ma continua a scrivere in mezzo a tante voci contrastanti che ci dicono cosa fare e tante comunità diverse che proiettano immagini di ciò che rende la vita degna, siamo fortunati ad avere il magistero per insegnare in materia morale. Quindi chi insegna moralità in questa terra? La gerarchia del Papa, perché il magistero è composto dal Papa e dai vescovi. Loro vi diranno cosa è giusto e cosa è sbagliato, non la parola di Dio. Per questo anche Papa Giovanni Paolo II poteva dire, a causa della sua origine superiore, tutte le chiese devono essere d'accordo con Roma. Questa è un'arroganza di primo ordine. Non c'è da stupirsi che anche l'attuale Papa non si faccia scrupoli a sedersi su un trono bianco tra i cherubini. Quella è un'immagine che esce direttamente dalle scritture. Il trono di Dio è un grande trono bianco ed è seduto tra i cherubini. Questa è una bestemmia che non può essere nemmeno compresa. La Bibbia ci dice che attorno al trono di Dio sono quattro creature viventi. Quindi lui ha quattro creature viventi sedute attorno al trono. Che bestemmia! È la corona di Dagon, il dio pesce sulla loro testa. Quindi la mia domanda è, in che modo questo influenza l'uso delle scritture? Torniamo ai gesuiti. Dopotutto abbiamo un papa gesuita al momento. Ecco Richard Gula, di nuovo, ragione informata dalla fede, e ci dice che la tradizione cattolica ha dato risalto alla legge naturale come fonte primaria di conoscenza morale. Non le scritture,
No, no, la legge naturale. Quotare versetti come prova in realtà non consente alla scrittura di entrare nel tessuto della riflessione teologica morale. Non vogliamo la Bibbia, non abbiamo bisogno della Bibbia. Noi ti diremo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questo è un affronto a Dio. Inoltre, per renderlo abbastanza chiaro, egli afferma che i testi biblici devono essere interpretati per essere applicati alle situazioni contemporanee. Noi distorceremo le scritture per te e ti mostreremo come applicarle. Quindi, se le scritture parlano di moralità, noi le stravolgeremo e cambieremo per i tempi che stiamo vivendo. Che dire della Bibbia e la Chiesa romana, scritta da Moody Press, un documento protestante? Qui scrivono piuttosto tristamente, penso abbastanza correttamente, che i riformatori consideravano la Sacra Scrittura come l'unica regola di fede e pratica, e i figli dei riformatori, ovvero il mondo protestante moderno, gettano dalla finestra la regola della sola scrittura, fatta a brandelli dalle abili mani empie della critica. Questo è stato scritto nel 1946, mi chiedo quanto la situazione sia grave ora. Con la Bibbia se ne va il Dio della Bibbia, e quando accusiamo Roma di idolatria letterale, per la sua venerazione di immagini, reliquie e così via, lei risponde con un'accusa di idolatria intellettuale, in quanto il protestantesimo, avendo rifiutato il Dio dell'Apocalisse, ha creato un nuovo Dio, il prodotto del pensiero apostata. Qui il protestantesimo sta in realtà ammettendo che il protestantesimo è caduto. E non è interessante che quando quella Costituzione sarà cambiata e la Chiesa e lo Stato si uniranno e formeranno un'immagine della bestia, e saranno parte integrante della bestia, loro saranno parte, e sono già parte, di Babilonia? Ecco un altro insegnamento che è abbastanza scioccante. Isaia, capitolo 53, ci dice ciò che Gesù ha fatto per noi. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti. Perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti, ha interceduto per i trasgressori, e così si adempì la scrittura che dice: egli è stato annoverato fra i malfattori. La Bibbia è assolutamente chiara. E uno studio del Nuovo Testamento ci dice che Gesù morì al mio posto, che Gesù ha preso su di sé i miei peccati e i peccati del mondo intero, e li ha portati su quella croce. E solo attraverso il sangue dell'agnello posso essere salvato. Roma insegna diversamente. Roma insegna che Gesù è morto, ma non è morto per te. Tu devi ancora fare espiazione per i tuoi peccati. Ecco perché hanno inventato il purgatorio, che non esiste nella Bibbia, in modo che tu possa pagare il prezzo dei tuoi peccati. Perché Gesù non è mai morto per te. È stato solo obbediente fino alla morte, ma non per te. Tu non sei salvato dal sangue dell'agnello. Ecco perché ti danno l'ostia intero e senza il vino. È una bestemmia. Questa è la dottrina del serpente. Prendere parte a una qualsiasi di queste cose significa allinearsi con Babilonia. Ora diamo un'occhiata a questa questione dell'osservanza domenicale. Questa è la lettera apostolica Dies Domini, dei Santi Padri, scritta da Giovanni Paolo II. E in essa fa questa affermazione, non dobbiamo leggerla tutta, Papa Leone XIII, nella sua enciclica Rerum Novarum, quella enciclica trattava le questioni del lavoro con il mondo economico, parlava del riposo domenicale come di un diritto del lavoratore che lo Stato deve garantire. Quando lo Stato fa rispettare la legislazione domenicale, stanno facendo rispettare il marchio della bestia, perché Roma dice che la domenica è il segno del suo potere ecclesiastico. La Bibbia dice che il sabato è il marchio, il segno di Dio,
che è Lui che santifica e nient'altro. Quindi, se vogliamo approfondire questo comandamento sulla domenica, dobbiamo capire cosa scrivono nel loro catechismo spiegato. Questo è la Bellarmine Forum Edition. I sei comandamenti della Chiesa, i sei precetti della Chiesa, sono un'amplificazione del terzo comandamento del Decalogo. Eccola qua, confusione babilonese per eccellenza. Avendo tolto il secondo comandamento, ora ne hanno solo nove. Quindi per arrivare a dieci hanno dovuto dividere il decimo in due. Quindi il quarto comandamento ora diventa il terzo comandamento nel loro catechismo. Quindi quando parlano del terzo comandamento, parlano del comandamento del sabato, ma non è più il comandamento sabbatico della Bibbia, è il comandamento domenicale della Chiesa. Affermano categoricamente che il primo precetto della Chiesa ingiunge ai fedeli di riposare dal lavoro in determinati giorni, oltre la domenica, per rendere grazie a Dio, per speciali grazie. E potremmo guardarli tutti. Il secondo precetto della Chiesa ordina la maniera in cui devono essere osservati la domenica e gli altri giorni festivi di precetto. È un obbligo, non è una scelta. Cosa è consentito la domenica? Te lo diremo noi. Domenica, un comune giorno lavorativo. E faremo valere la nostra autorità. Continuano dicendo, abbiamo l'obbligo rigoroso di mantenere i comandamenti della Chiesa, perché disobbedienza alla Chiesa è disobbedienza a Cristo. A quale Cristo? All'Anticristo. Perché questi comandamenti non ci sono affatto nella Bibbia. Quando la Chiesa ingiunge qualunque cosa su di noi, è come se Cristo lo avesse ingiunto. Ora, ho fatto una domanda. Cristo ingiungerebbe qualcosa che condanna con la sua stessa parola? Ogni società, scrivono, è autorizzata a fare leggi che i membri devono osservare. Questo fa la Chiesa, e per sua bocca Dio ci fa conoscere la sua volontà. Ora, se quella volontà è contraria a quanto è scritto nella parola di Dio, allora questo deve essere un altro Dio. Questo deve essere il dragone. Il dragone le ha dato il suo potere, la sua grande autorità. Lei sta esercitandola in contrasto alla volontà di Dio. Continuano in questo catechismo, i governanti della Chiesa hanno il potere. Tutto questo riguarda il sabato, quello che scrivono qui. Il loro sabato, il loro falso sabato, il loro primo giorno della settimana, domenica. I governanti della Chiesa hanno il potere di dispensare i fedeli dall'osservanza di ogni comandamento della Chiesa per questioni importanti. Io sono Signore, non cambio. Dove nelle Scritture leggiamo che Gesù dice «Ti sollevo dall'obbligo di obbedire a questo o a quel comandamento?» Mai. Dio non parla con la lingua biforcuta, ma questo sistema lo fa. Quindi continuano. Se chiediamo loro, la Chiesa Cattolica ha il potere di apportare qualsiasi alterazione ai comandamenti di Dio? Re risponde categoricamente che, invece del settimo giorno e delle altre festività stabilite dall'antica legge, la Chiesa ha prescritto la domenica e i giorni festivi da riservare all'adorazione di Dio. E ora noi siamo obbligati a osservare questo, al posto del comandamento di Dio, invece dell'antico sabato. Ecco una bestemmia che Dio non tollererà a lungo. L'attuale Papa si assicura di scriverlo nella sua enciclica Laudato Si. Paesi che propongono i propri interessi nazionali al di sopra del bene comune globale, chi definisce il bene comune? Lui lo fa. Quindi ogni nazione deve allinearsi al bene comune. E poi dice che domenica dobbiamo proclamare l'eterno riposo dell'uomo in Dio. Questo non lo leggiamo dalle Scritture, lo leggiamo dalla bocca della bestia.
Per questo cercano un giubileo per la terra e una settimana laudato sì. E il mondo protestante, il mondo luterano, segue l'esempio della bestia, dicono, guida la celebrazione della stagione della creazione 2020. Stanno cercando questo riposo. L'Alleanza Europea per la Domenica afferma il diritto alla disconnessione e la necessità di un giorno di riposo settimanale comune europeo. Il diritto alla disconnessione mira a sensibilizzare sulla necessità di istituire a livello europeo un giorno settimanale di riposo comune per tutti i cittadini della UE. È chiaro come il sole. Vogliono introdurre una dottrina della prima bestia e renderla obbligatoria per l'intera umanità. Vogliono implementare il marchio di autorità del sistema romano. E poi la ribellione sarà completa. Uscite da essa, o popolo mio. Cosa fanno le nazioni del mondo? Cosa ha da dire la seconda bestia di Apocalisse riguardo al papato? Dobbiamo solo guardare a cosa ha da dire John Kerry, l'attuale responsabile delle questioni ambientali dell'amministrazione Biden, a questo riguardo. Tu stai portando avanti una missione molto importante qui in Europa. Puoi dirci perché è importante includere una visita con il Papa durante la tua visita in Europa per parlare di cambiamento climatico? Beh, il Papa è una delle grandi voci della ragione e un'autorità morale importante in materia di crisi climatica. È all'avanguardia, è un leader. La sua enciclica Laudato Si è davvero un documento molto molto potente, eloquente e moralmente molto persuasivo, e penso che la sua voce sarà una voce molto importante prima e durante la conferenza di Glasgow. Come possono gli Stati Uniti come superpotenza e la Santa Sede come un paese molto più piccolo ma comunque come autorità morale e spirituale collaborare bene nella lotta contro il cambiamento climatico? Beh, il Santo Padre è una delle, se non la più potente, voce sul pianeta ed è stato straordinario nell'eloquenza del suo appello alle persone a farsi avanti, ad essere ragionevoli e a mettere in pratica la nostra responsabilità di essere umani nel prenderci cura della creazione di Dio. Dobbiamo tutti essere amministratori di quella creazione, questo è il suo messaggio. Ma poiché è al di sopra della politica, al di fuori del trambusto quotidiano, dei conflitti nazionali, eccetera, penso che possa in qualche modo, sai, scuotere un po' le persone, portarle al tavolo con un miglior senso del nostro comune obbligo. E penso che il Santo Padre parli con speciale autorità al nostro senso di obbligo reciproco e dei modi in cui abbiamo bisogno di fare un passo avanti ora insieme. Date le divisioni del mondo e parte della polarizzazione delle ideologie, dei conflitti, quella voce è più importante che mai. In altre parole, la seconda bestia sta riconoscendo l'autorità della prima bestia, esattamente come descritto dalle scritture. Ora, quelli con la voce dissenziente, quella che state sentendo in questo momento è la voce dissenziente, il Papa li chiama estremisti, individualisti, elitisti. Il Papa ci mette in guardia contro l'elitarismo, la crudeltà, l'individualismo in Occidente. Devi rinunciare al tuo individualismo. Non puoi decidere da solo. Lui ti dirà in cosa puoi credere. L'hanno fatto nel Medioevo, lo faranno ora. Sono un potere coercitivo. Quindi diamo un'occhiata all'insegnamento cattolico romano relativo al bene comune, il principio del bene comune nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. Ognuno ha anche il diritto di godere delle condizioni di vita sociale determinate dalla ricerca del bene comune. L'insegnamento di Papa Pio XI è ancora attuale. La distribuzione dei beni creati, che, come sa ogni persona perspicace, sta oggi operando nei mali più gravi,
causa dell'enorme disparità tra i pochi estremamente ricchi e gli innumerevoli nullatenenti, deve essere efficacemente richiamata e riportata in conformità alle norme del bene comune, che è la giustizia sociale. Noi decideremo chi può possedere e chi non può possedere. Noi faremo un grande reset e tu non possederai nulla. Noi, la Chiesa, possederemo tutto. Quindi chiediamo al Papa ulteriori informazioni. Il bene comune è diventato globale. Papa Francesco ha invitato le nazioni a lavorare per un bene comune globale giovedì, in particolare nell'affrontare i cambiamenti climatici, la tratta degli esseri umani, le minacce nucleari, quindi non solo nel campo della proprietà, ma vuole autorità anche in tutte le altre aree. Lo Stato-nazione non è più in grado di procacciare da solo il bene comune della sua popolazione. Abbiamo bisogno di un governo mondiale. Il bene comune è diventato globale e le nazioni devono, non possono, devono associarsi a proprio vantaggio. Chiediamo ai gesuiti che cosa è il bene comune. Questo è l'Istituto di Ricerca Sociale dei Gesuiti. Ci dicono che le radici concettuali del bene comune risiedono nella filosofia greca e romana, come obiettivo della vita politica, come bene delle città e compito affidato ai dirigenti civici. Questo spiega tutto. Vedi, la bestia ha il corpo di un leopardo, si basa sulla filosofia greca. Quindi i gesuiti ci dicono che la loro filosofia per il bene comune si basa sulla filosofia greca e influisce sulla vita politica, sul bene delle città. Quale città? Roma, naturalmente. La città sulle sette colline, l'unica chiesa nelle scritture che viene anche definita città, e i compiti affidati ai leader civili. Continuiamo. Speriamo che, mostrando alla gente ciò che la nostra libertà religiosa ci permette di fare per servire il bene comune, queste nostre libertà religiose saranno rispettate. Questa è un'affermazione affascinante. In altre parole, tu hai libertà religiosa purché sia in armonia con il bene comune da loro definito. Ma vediamo di essere certi. La libertà religiosa non dovrebbe mai crollare nella libertà di culto, perché il nostro rapporto con Dio si estende oltre il culto. In altre parole, Roma dice che sei libero di adorare come desideri, solo se è in armonia con il bene comune, altrimenti ti rimuoveremo. Stanno parlando come il serpente. Ascoltiamo Paul Netter, un altro gesuita, che dice: per Gesù, il profeta spirituale, che bestemmia. Che bestemmia, ma lasciamo perdere per ora. Il fulcro della sua vita e della sua relazione era il regno di Dio, il che significava che non era, come spesso lo sono stati i suoi seguaci, centrato sulla Chiesa. La sua preoccupazione principale non era l'aumentare i membri del suo movimento o della sua comunità, ma piuttosto trasformare i cuori delle persone in modo da trasformare la loro società. Questo è assolutamente l'opposto di ciò che Gesù in realtà rappresentava. Continua: ecco, questo è il punto cruciale del problema. Il dualismo cristiano ha così esagerato la differenza tra Dio e il mondo che non può più realmente mostrare come i due formino un'unità. Dio e il mondo formano un'unità? È questo gesuita diventato pazzo? Giacomo, capitolo 4, versetto 4. Adulteri ed adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Come fanno a riconciliare queste due cose? Stanno costruendo il loro regno su questo mondo. Potere alla bestia, Apocalisse 13,4, e adorarono il dragone, che aveva dato l'autorità alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei?
Versetto 12, essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adoressero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Quindi qui abbiamo due sistemi, questa prima bestia e il mondo sta rendendo omaggio, aderendo alle sue leggi. Abbiamo visto quali erano le sue leggi, come vogliono imporre il loro marchio di autorità, l'adorazione domenicale, e come distorcono tutto nelle scritture e insegnano come dottrine le bugie del serpente. E come la seconda bestia, il mondo protestante, sotto l'autorità civile delle nazioni protestanti, guidate dagli Stati Uniti, seguirà le orme di Roma. Papa Francesco e 40 leader religiosi sollecitano un'azione urgente per combattere il cambiamento climatico. Le future generazioni non ci perdoneranno mai. Quindi ecco che stanno collegando il culto domenicale alle questioni climatiche. Raduno di 102 leader religiosi per un'energia pulita al 100% come ingranaggio chiave nel piano di lavoro di Biden. Chiesa e Stato pianificano insieme. Papa Francesco si unisce agli amministratori delegati delle aziende di Fortune 500 per formare un nuovo consiglio incentrato sulla creazione di un'economia più equa, un'economia basata sul fascismo, il sistema principale che Roma abbraccia. Apocalisse 18:3 afferma: perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Vediamo tutto questo incarnato in questo potere che si chiama Babilonia. E le corporazioni e i sindacati presto costringeranno tutti ad aderire ai suoi principi e i governi creeranno leggi per applicarlo ulteriormente. E noi dovremo prendere una decisione, o per la parola di Dio, o per questo sistema. Prima Timoteo 4, versetto 16, abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, e persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Attieniti alla Bibbia. Seconda Pietro 1, 19, abbiamo anche la parola profetica più certa, cui fate bene a porgere attenzione. Come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Non ascoltare i predicatori e quello che predicano. Ascolta le scritture. Apocalisse 18, versetto 4, poi vedi un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, popolo mio, affinché non abbiate parte i suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe. Questo è il forte grido. Nel messaggio del terzo angelo, ripetuto qui dall'altro angelo in Apocalisse 18, versetto 4. E Giosuè 24, 15 dice: e se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei, nel cui paese voi abitate. Quanto a me e la mia casa, noi serviremo l'Eterno. Spero che sia diventato chiaro chi è Babilonia, cosa questo conglomerato di drago, bestia e falso profeta rappresenta in realtà, e possa Dio darci saggezza affinché possiamo discernere tra le dottrine degli uomini e i precetti della parola e aiutarci a fare la scelta giusta. Preghiamo. Padre Celeste, il mondo è sull'orlo della fine. Le profezie di Apocalisse si adempiono davanti ai nostri occhi e l'umanità deve fare una scelta. Sii con noi in questa scelta e conduci molti alla giustizia. Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù. Amen.